Il gioco d'azzardo va considerato ormai alla pari di droga e alcol e determina, al pari di altre patologie, sintomi clinicamente rilevabili. Una vera e propria piaga sociale che colpisce tutte le fasce sociali ed in particolar modo quelle più deboli e più svantaggiate. Per questo il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, ha avviato una vigorosa limitazione ai giochi d'azzardo e ha emesso un'ordinanza con la quale vieta al momento l'apertura di sale da gioco, sia di quelle tradizionali che di video lottery terminal, localizzati anche oltre 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili e ricreativi e sportivi frequentati da giovani, strutture culturali e residenziali, istituti bancari. In città, dunque, a seguito di questa ordinanza, non sarà per il momento possibile aprire altre sale da gioco. C'è un numero eccessivo di sale da gioco nella nostra città. In un comune di 20.000 abitanti è assolutamente anomalo che operano in essa 13 sale da gioco e mi dicono che ci sono altre richieste di apertura. E con questa ordinanza noi blocchiamo momentaneamente le nuove aperture e ci impegniamo a un riordino delle sale di gioco esistenti. Si parla di una grande questione, c'è un grande dibattito in Italia sulla funzione, sul modo, sull'approccio dei giovani ma anche degli anziani che utilizzano questi servizi. Quindi in questo momento noi blocchiamo l'apertura di nuove sale gioco in attesa di un riordino complessivo di quelle esistenti